Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica Domanda risponde. Oggi continueremo a rispondere ad alcune domande su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021-2022. Partiamo con la prima domanda. Quante domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria al massimo si possono presentare? Allora, se il docente è titolare in provincia dove la sua classe di concorso è in esubero, può chiedere utilizzazione interprovinciale per il suo ordine e grado di titolarità e per gli altri ordini oppure gradi in cui ha titolo per insegnare, per cui è abilitato all'insegnamento. Idem può fare per l'utilizzazione provinciale. E se ha i requisiti di ricongiungimento o per esigenze di gravi motivi di salute, può chiedere anche l'assegnazione provvisoria verso una sola provincia per ogni ordine e grado di istruzione per cui ha titolo. Seconda domanda. Mio marito lavora a Bologna, ma risiede insieme alla nostra famiglia in Sicilia. Posso richiedere assegnazione provvisoria per la provincia di Bologna? Sì, ai sensi del comma 6, articolo 7 del contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni 2019-2022, se il coniuge svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica nel comune di Bologna, per cui può fare domanda. Domanda numero 3. Sono in regime di part-time 9 ore sulla scuola secondaria di primo grado. Posso chiedere assegnazione provvisoria su 9 ore? Sì, è prevista la richiesta esplicita delle situazioni part-time, con il riferimento puntuale del numero di ore di insegnamento. Il docente ha diritto, riguardo le preferenze espresse, a ottenere anche cattedre intere spezzate nel numero di ore di part-time. Speriamo che queste risposte siano utili ai casi di tanti docenti e seguiteci ancora sui nostri canali social, YouTube e Facebook e sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it perché tratteremo nei prossimi giorni la tematica delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, ma anche altro. Arrivederci e una buona giornata.